Buonasera a tutti gli appassionati di pallamano. Comincia la fase cruciale della stagione. Questa sera al Palabursi di Rubiera va in scena il derby emiliano tra i padroni di casa e il Carpi, un derby che vale tanto, tantissimo per entrambe le squadre, perché in palio c'è l'immediata salvezza senza dover passare dalla roulotte dell'ultimo turno dei play-out. Questa sera si gioca gara 1 agli ordini degli arbitri Alex Passeri e Stefano Rinaldi. Terz'ultima Carpi alla fine della stagione regolare, penultima Rubiera nel doppio confronto di campionato, una vittoria per parte con il fattore campo che ha sempre fatto la differenza. 21-15 all'andata Carpi per il Carpi, 31-26 al ritorno a Rubiera per Rubiera. Tutto è pronto per l'inizio di questa sfida, la prima di due confronti che potrebbero anche essere tre nel caso ci fosse la necessità di una bella, e in quel caso si giocherebbe in casa ancora, scusate il gioco di parole, del Carpi, che ha avuto una migliore posizione in classifica al termine della regular season. Vi possiamo assicurare che fa tanto 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 caldo, e qua dentro al palazzetto dello sport di Rubiera ancora di più, siamo un po' in un forno a microonde. Un saluto qua al mio fianco come sempre a Giovanni Oleari. Buonasera a tutti. Allora Giovanni, siamo andati un'intera stagione a commentare questa Rubiera e le sue avversarie, adesso arriva il momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle tutti i dubbi, tutte le paure, anche tutti i limiti che si possono avere, e cercare di fare quel qualcosa in più, di cavalcare quello step che può veramente valere un'intera stagione. Sì, diciamo che oggi, pensando alla partita, dobbiamo vedere che squadra vediamo in campo. Quest'anno abbiamo visto due squadre molto diverse altalenarsi nel Rubiera, una squadra poco motivata, poco sicura, a una squadra invece molto dinamica e molto più nel pezzo. Vediamo stasera che squadra riusciremo a mettere in campo, perché questo sarà importante per capire come andrà questa finale di stagione. Sono trascorsi 45 secondi e l'attacco iniziale di Rubiera è terminato con una palla persa della formazione di casa, quindi si porta in attacco per la prima volta la formazione modenese, che a casa al centro Pieracci e Eric i terzini, esce Beltrami, gioca con Pieracci per casa, ancora Pieracci gioca per casa, esce su di lui Cavina per Eric subisce il fallo di Bortolotti, si riprenderà da un 9 metri. Nella partita di andata Rubiera fece molto male il mancino, questo Eric, nella partita di ritorno, che comunque Rubiera giocò in tutt'altro modo, e lo spauracchio fu soprattutto casa, che ricordiamo è arrivato a metà stagione, mentre c'è la palla per Beltrami e il primo gol è del Carpi, 1-0 per la formazione ospite. L'attacco rubierese con la conclusione e la rete di Robertino Pagano, 1-1 il punteggio. 1-1 il punteggio. Rubiera propone sempre, Giovanni, la solita difesa. 6-0 mi è sembrato di aver visto invece in Carpi il pivot Beltrami, che di solito gioca in mezzo in difesa sulla linea, giocare centroavanti, quindi magari loro hanno forse usato questa soluzione. Vediamo ancora gli attacchi sono molto pochi per capire come sarà la difesa. Noi dobbiamo stare molto attenti a casa, perché se si galvanizza sappiamo già quali potrebbero essere i dolori. Vediamo un po'. Altra palla persa nel frattempo. Due palle perse su tre attacchi per Rubiera. Bisogna stare attenti, anche perché in queste partite conta molto anche riuscire
ad avere, a interpretarle bene e soprattutto a non lasciarsele scappare troppo, perché è un rischio troppo grosso magari dare un eccessivo vantaggio agli avversari. Partire con due palloni persi subito non è un bel segnale, direi. Non è un bel segnale, sicuramente. Vediamo un po' se riusciamo a sfondare. C'è il rigore che si è guadagnato Eric, dai 7 metri va Ceccarini. Non so come ha fatto a passare, erano tutti lì. Ceccarini, giocatore sempre molto preciso, trova la rete del 3-1, quindi l'inizio in questi primi 4 minuti è decisamente di marca carpigiana, con Rubiera che deve un attimo ritrovarsi. Pagano per Oleari, ancora Pagano per Versakov, la palla all'ala, Patroncini non entra, quindi ci circola ancora per linee esterne. Oleari per Pagano, c'è il fischio arbitrale, c'è il fallo commesso in mezzo all'area da Beltrami, che evidentemente aveva cominciato solo la prima difesa come centravanti in realtà, perché sì, ora sì, è ritornato sulla linea dei 6 metri. Versakov per Pagano, Versakov, la palla per Oleari che prova ad andare su, c'è la parata però di Jurina. Si riprende con già la rimessa in gioco effettuata, l'attacco di Rubiera con Oleari, Bartoli, Versakos attacca centralmente, va da Pagano, ancora Versakos per Oleari, va dentro Oleari, c'è il rigore due minuti per la spinta in volo di Eric. Due minuti fischiati al numero 24 del Carpi, dai 7 metri va Versakos. Versakov dai 7 metri, la finta e la rete di Versakov. Secondo gol di Rubiera, 3-2. Adesso bisogna vedere subito com'è l'approccio contro l'inferiorità numerica parziale, ovviamente. No, sono 3-2, il punteggio 3-2, è giusto. 3-2. Il punteggio è giusto. L'attacco quindi senza portiere, con extra player per il Carpi. Attenzione, ha troppo spazio casa. E quindi c'è il gol di casa. Facile, bisogna dire, perché la difesa non può essere questa, soprattutto centralmente. E poi non possiamo permettere ai giocatori di andare a tirare liberi senza avere un sottofallo. Questo no, non può esistere. Altra palla persa. Tre palle perse. Da un Pagano che ha iniziato un po' così la partita. 4-2, perché c'è stata la rete in precedenza, sì, sì, realizzata con la superiorità numerica, quindi è giusto il punteggio. 4-2. Però insomma è Rubiera che deve cambiare ritmo, perché l'approccio sembra molto titubante più che altro, gioca sì, con più tranquillità Carpi. Ancora la conclusione di casa, c'è la parata da parte di Voljuvac, può provare a partire allora Rubiera con Pagano fermato. Sta per terminare l'inferiorità numerica da parte del Carpi, bisogna fare attenzione perché adesso rientra il giocatore del Carpi, la palla all'ala per la conclusione, parata però da Jurina che ha cominciato molto bene la partita. ...4-2 il punteggio, è terminata l'inferiorità numerica, quindi Carpi ha superato questo primo momento di difficoltà in modo assolutamente positivo, perché non solo ha subito gol ma ha anche incrementato il vantaggio. Mi sembra, Giovanni, che
Rubiera sia più, come posso dire, senta di più in questo momento l'inizio della partita. Sicuramente abbiamo visto che non va a realizzare, non va a tirare, abbiamo fatto pochissimi tiri, abbiamo perso tanti palloni ma pochissimi tiri realizzati. No. Ah. Luca. Altra palla persa, 5-2, il vantaggio è tutto sulle palle perse. L'attacco di Rubiera con la palla per Bartoli. Inizio decisamente troppo soft di Rubiera, con troppe imprecisioni. Casa attacca centralmente, viene fermato. Bisogna asciugare il parquet, c'è un'umidità pazzesca qui dentro a un Palabursi che questa sera vede tanta gente presente. Attacco dunque delle Carpi sul 5-2, tre reti di vantaggio. Casa, ancora Pieracci. Pieracci uno contro uno per Casa, ancora non lo fermano, c'è la parata di Voljuvac ma arriva a tirare sui 7 metri, è troppo vicino, gli si concede troppo spazio in mezzo, bisogna difendere più attenti. Ancora Casa, la conclusione, la parata di Voljuvac. Versakos perde il pallone. Altra palla persa. Una palla che scotta. Altra palla persa. Ci stiamo avvicinando al decimo minuto del primo tempo e fino ad ora Rubiera ha già 4 palle perse. Per una media che se dovesse continuare così sarebbe di 24 palloni persi in una partita. Veramente troppi, troppi, troppi. Eric per Pieracci, Pieracci per Sortino. Sortino si accentra, va da Eric, ancora Sortino, sfondo. Non fischiato, viene fischiato il fallo al difensore. L'attacco ancora di Carpi con Pieracci per Casa, Sortino viene fermato. Nove metri ancora per Carpi. Attacco di Casa, Casa per Pieracci, Pieracci ancora per Casa, va su, tira, palo. La palla recuperata però, la rete di Beltrami per il 6-2. Versakos per Oleari, per Pagano, Pagano ancora Oleari, la palla per il pivot. Undici minuti 4 secondi giocati, 6-2 per Carpi, avvio totalmente in salita per Rubiera. Versakos, la palla per Pagano, ancora Versakos per Oleari, va su Oleari, finalmente trova la rete. Dalla distanza dobbiamo aprirla questa difesa. Dobbiamo aprirla, dobbiamo tirare. Non tiriamo, abbiamo fatto tutti. Abbiamo. Ecco, bravo, molto bene. Giusto, giusto, giusto.
abbiamo fatto tutti errori, non sui tiri, abbiamo fatto errori tutto su azione per paura. Dobbiamo non avere paura, dobbiamo giocare e tirare. Quando siamo in gioco dobbiamo non avere paura. Noi abbiamo vinto l'ultima partita con loro facendo questo gioco. Non possiamo adesso tornare a questo momento sempre di incertezza. E questa volta non trova la porta Luca Oleari, dopo che era stato ben smarcato. Peccato, perché questa era un'ottima occasione, soprattutto per ritornare sotto. E torna dunque in attacco Carpi con Pieracci per casa. Sale Sortino, casa, la palla per Eric per Sortino subisce il fallo, 9 metri, rischio di gioco passivo. Casa va al pivot, bella ricezione, gran parata di Voljubac, gran bella anche la ricezione di Beltrami, bisogna dire. Bella palla data da Casa, bella palla, molto bella. 13 minuti del primo tempo, 6-3 per Carpi. Beltrami per Pieracci, Casa, Pieracci viene fermato dalla difesa rubiarese. L'attacco di Pieracci, palla persa. Secondo me ha fatto anche passi sull'azione. Come abbiamo perso nella palla in attacco, anche coloro l'avevano persa. Casa, ancora lui, spazio per Casa, il tiro e la rete. Non possiamo lasciarlo arrivare sui 7 metri, non l'abbiamo ancora capito. Pagano, la palla sbagliata, altra palla persa. Altra palla persa, 7-3, altra palla persa. Troppe palle perse in questa partita qua, rischiano già di essere fortemente condizionanti. Asciugato il parquet, si può ricominciare. Diciamo, per ora abbiamo visto la squadra della prima parte del campionato. Sì, sono d'accordo. Quella titubante e pasticciona, totalmente pasticciona. Pieracci per casa ancora il pivot. La palla recuperata dalla difesa rubiarese. Pagano per Oleari Versacos. Per Pagano. Attacco di Rubiera con Versacos per Pagano. Pagano, la conclusione, il palo pieno, aveva spiazzato il portiere, parte il contropiede con la palla persa da Beltrami. L'attacco di Rubiera con Versacos, la palla per Oleari si accentra, Oleari la conclusione, c'è il fallo su Oleari, 9 metri. Bene, la prossima sarà 2 minuti, dobbiamo anche fare questo gioco, cercare di fare fallo agli avversari, perché... Pagano, la palla per il pivot, Bortolotti. Ancora Versacos per Oleari, la conclusione sul primo palo, è una telefonata.
Ha tirato tanto Luco Leari, non ha praticamente mai tirato Versa così in questa partita. Se non tira lui, non tira nessuno, perché tutti hanno paura, tutti non tirano. Ha fatto due tiri Pagano, ma per il resto Verso non ha ancora tirato in porta. Ancora l'attacco di Carpi, è entrato Soria nel posizione di pivot. Pieracci va all'ala, Sortino, la parata. No, questi sono regali. Questo è un regalo sia da parte del nostro giocatore che dell'arbitro. Hanno detto che ha spinto il giocatore in volo, quindi. No, ma perché a questo punto poteva lasciarlo più pulito, invece ha fatto. Secondo me non l'ha toccato, ma comunque poteva sembrare. Casa di nuovo dai 7 metri, anzi la prima volta che vai sui 7 metri e realizza Casa. E va sul più 5 Carpi. Ecco, diciamo che adesso forse è il momento per Rubiera di cambiare questa partita qua, perché così non ha un senso come sta giocando, con tutta la paura che sta mostrando in campo. No, e credo, non credo che si possa andare avanti con un giocatore che tira e gli altri che passano la palla. Qui dobbiamo giocare tutti insieme. Ancora non. Guarda, nessuno si avvicina al tiro della porta, guarda. Non ci prendiamo i tiri, c'è poco da fare. Bonassi, la conclusione fuori della deviazione però del muro. Attenzione perché è ancora passivo, eh. Palla che arriva a Pagano, deve inventarsi qualche cosa. Pagano, c'è il rigore, i 2 minuti. 2 minuti a Pieracci. Bella invenzione di Pagano. Sì, lì bisognava inventarsi qualche cosa, anche se anche questa è una situazione estemporanea, eh. Sì. No, ma no. C'è una squadra in campo ancora per ora. Noi stiamo cercando di difenderci in un qualche modo, ma non stiamo facendo la nostra partita. Sì, stiamo provando, ma in attacco sicuramente non ci siamo. Mentre c'è la rete di Versaco, in attacco non ci siamo, in difesa ci stiamo provando, ma poi abbiamo delle amnesie improvvise che ci sono sempre fatali, e lì bisogna che cambiamo registro. Mentre doppio pivot con la inferiorità numerica, o con l'extra player, chiamiamola così, da parte del Carpi, con la palla che arriva all'ala, con Sortino che trova il gol. Vediamo, 9-4 il punteggio. Versacolz per Benci. Benci ancora Versacolz. È andato in fallo. Vediamo, richiamati Bonassi e Ceccarini, che secondo me stavano semplicemente duellando sui 6 metri, niente di particolare mi sembrava la parte di entrambi, ecco. Nove a quattro il punteggio per Carpi. Vediamo un po', gli arbitri vanno a parlare al tavolo, forse si può riprendere. Sì, si può riprendere con l'attacco di Rubiera, con Bonassi per Benci. Va da Versacos, la parata però ancora di Urina.
assoluto protagonista, bisogna dire, il numero uno del Carpi. Sì, direi che proprio ancora non ci siamo. Speriamo di mantenere almeno il punteggio molto basso, perché sappiamo che questo ci può aiutare in una seconda fase. Cerchiamo di mantenere per questo primo tempo ancora un distacco, ancora Volduvas, un distacco che ci possa permettere magari in un secondo tempo di fare la nostra gara. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questi 11 minuti che ci separano dalla fine del primo tempo. La parata di Volduvas ci permette di tornare in attacco sotto di 5 reti. Dobbiamo iniziare ad alzare le percentuali, perché altrimenti la partita non la si recupera più. 10 minuti alla fine del primo tempo. Troppo lenta la palla, troppo lenta, troppo macchinosa. Bonassi, ancora Iurina. Almeno ci abbiamo provato. Niente, ancora un attacco sciupato da Rubiera. Questo permette tra l'altro a Carpi di poter anche alternare i giocatori, far riposare e quindi ovviamente dare l'opportunità alla squadra modenese di avere i giocatori sempre più freschi. Sì. Cosa che Rubiera non si può permettere, perché con questo divario deve avere tutto da tutti e subito anche. Serafini per Eric, Casa va al tiro, la parata di Volduvas, ancora al recupero. Anche da queste cose si capisce che non siamo reattivi. Eric per Casa. No, questo c'è caduto proprio. L'arbitro qui è caduto proprio nel tranello di Casa, che gliel'ha fatta proprio davanti, proprio. È stata una cosa ridicola. Due minuti a Bartoli. Nove a quattro il punteggio. Si riparte. Casa per Eric, va dentro Eric. Troppo facile, anche questo. Non hanno praticamente fatto scalare, cioè hanno trovato subito il varco. Minuto di sospensione chiesto da Carpi. Ovviamente il pubblico di Carpi festeggia, perché in questi primo terzo di gara sono passati 21 minuti, quasi 22. Onestamente in campo c'è stato solo il Carpi che ha interpretato nel migliore dei modi la partita. Rubiera è letteralmente bloccata. In difesa prova a muoversi, commette vari errori, ma almeno ci prova. In attacco è un disastro totale. Allora, abbiamo fatto 4 gol, di cui 2 su rigore e 2 su azione. Le ali non hanno fatto un tiro, abbiamo fatto una seconda fase, e quindi questa dice tutta sul punteggio. 4 gol in 22 minuti sono veramente pochi, quasi un record. Stiamo giocando un po' la partita che abbiamo giocato all'andata a Carpi. Vediamo un po' cosa combina Rubiera in questo attacco.
Versacos, la palla per Patroncini, per Pagano, Pagano, Versacos, Patroncini, la conclusione sulla traversa. Allora, mi sa che adesso ci sia anche un altro fattore, una paura totale. Allora, cioè non vedo. Allora, da terzino non si alza e non tira nessuno. Noi praticamente non, dalle ali ci chiudono le ali, ci lasciano gli spazi da terzino e noi non tiriamo. La palla all'ala ancora, la conclusione, la rete di Ceccarini. 11-4. Bartoli, guarda come giocano Pagano. Lontani al centro. Vai, tira. Non cercare i 6 metri. Non cerchiamo i 6 metri. Ci lasciano lo spazio del 9. Per tirare, noi non tiriamo. Non c'è da fare. Dobbiamo sbagliare. Meglio sbagliare piuttosto che fare il gioco che stiamo facendo. Che è un gioco che non è niente. È lento. Vai. La rete di Pagano. Undici a 5. Eric per casa per Pieracci. Attenzione, esce Bortolotti. Bisogna asciugare il parquet. Mancano 6 minuti alla fine, come sono 6 i gol di vantaggio per Carpi. Si riparte. Con l'attacco del Carpi. Casa Sortino. Sortino va dentro. Questo è un regalo. E anche 7 metri. 7 metri quindi per il Carpi. La rete di casa. Dodici a 5. Versacos, Pagano, Bonassi, la palla per Garau. Ancora, e doppio palo addirittura. Doppio palo addirittura. Diciamo che ha tirato anche abbastanza giù. Diciamo che non se non prendiamo il coraggio a 4 mani lì al centro non possiamo fare niente. Diciamo che non c'è squadra e diciamo che mister Galluccio ancora non ci ha trovato il bando della matassa, perché ancora adesso non stiamo facendo niente. Palla persa da Carpi.
Mamma mia, che brutto primo tempo. Guarda. Bonassi, vai. Pagano, bravo. La conclusione, la no, rete. Ma non ci voleva tanto. Dobbiamo non ci voleva capire tanto. Che basta giocare a pallamano, tiriamo. Qua no, dobbiamo no. Tirare, ci vogliono tiratori. E ci vuole se sbagliamo gente, cambiamo gente i giocatori, ma non possiamo di pensare di andare avanti una partita pensando di sbagliare. Andiamo a tirare, se sbagliamo ci cambieranno e andiamo a passare. Se c'è azione di tiro dobbiamo tirare. Questa è la pallamano, non è altro sport. Casa ancora, ottimo. La palla in mezzo. Dobbiamo anche cercare di cambiare questa difesa che... Dobbiamo cercare di trovare una nuova strategia di gioco, perché così non c'è verso, non c'è strada. Garau per Pagano, Oleari, Pagano. Pagano per Versacos, Pagano va all'ala, da Garau la conclusione, ancora la parata. Abbiamo credo 0 su 4 dall'ala. Sì, sì, abbiamo sbagliato tutto dall'ala fino ad ora. Sei. Con la partita interpretata assolutamente nel modo giusto da Carpi e senza coraggio da Rubiera proprio. Adesso che arrivano le partite che contano bisogna anche avere gli attributi, onestamente, e questa sera Rubiera mi sembra che abbia tante paure e pochissima lucidità. Anche. Diciamo che è una squadra dove Versakov oggi è praticamente inesistente. Non ha mai tirato. No, ha tirato una volta e ha sbagliato. Quindi praticamente è l'ombra del giocatore che è stato, diciamo, in tutto il campionato. E per noi è tanto. Il nostro portiere sta parando una cosa giusta, non è nella sua giornata migliore. Vediamo un po' se qualcuno si ricorda come si gioca pallamano, vediamo un po' se Eric, la palla per Pieracci. La palla, doppio, ha fatto doppio. Ha fatto un doppio palleggio clamoroso e non se ne sono accorti. D'altronde quando giochi una partita così non puoi neanche recriminare. No, niente. Non puoi recriminare anche niente. Perché cioè comunque sei sempre in balia degli avversari. La palla recuperata. Non ci siamo, ci manca totalmente lucidità. Ancora la palla al pivot, una palla lenta così come fanno a prenderla loro? Io non riesco a capacitarmi. Siamo totalmente fuori partita. Bella la palla per Sortino, la rete. Thank you.
Ancora la palla persa da Rubiera. Non c'è tanto da commentare. Sì, perché poi possiamo recriminare su tante cose. Il problema è che l'abbiamo persa noi la palla. No, ma non... Eric, la conclusione. Finisce qua il primo tempo. 14-6. Bruttissima Rubiera. Così non ci si salva. Bravissimo Carpi, perché così invece ci si salva.
Secondo tempo di questa gara 1 del primo turno dei play-out, salvezza il derby emiliano tra Rubiere e Carpi. Carpi nettamente, meritatamente in vantaggio dopo i primi 30 minuti, 14-6. Rubiera ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, perché dall'altra parte Iurina è stato superlativo, e soprattutto Rubiera ha giocato una palla a mano troppo, se vogliamo anche troppo pensata, ma poco concreta, perché di fatto si è presa pochissime responsabilità al tiro e ha facilitato anche le giocate difensive della formazione carpigiana. Ancora Ceccarini dall'ala, la parata di Voljuvac. Adesso però bisogna cambiare registro anche nel gioco offensivo, dove fino ad ora Rubiera non ha mai fatto paura. Oleari, la conclusione, la rete. ...14-7... Pieracci, sale Soria, la palla per casa, ancora Pieracci, 9 metri, sempre Pieracci, la palla, passi, palla persa da Pieracci, palla buttata via, sono due minuti a Sortino. Si ricomincia con l'attacco di Rubiera sotto di 7 reti. Bartoli per Oleari, per Pagano per Versacos, per Bartoli, finalmente un gol dall'ala. Ottavo gol di Rubiera, lo timbra Roberto Bartoli. Ne vuole un altro, dai, un altro ancora. Extra player per Carpi. Eric per casa, sarà lui. Sfondo di casa. Non c'è il portiere. Non c'era il portiere, ma non se ne sono accorti i giocatori rubiaresi. Versacos per Oleari. Bartoli. Versacos. Bartoli, vai. Oleari per Pagano per Versacos, la palla per Bartoli, la rete di Bartoli. 3-0 il parziale per Rubiera. Torna l'extra player per la formazione. Una alla volta, un altro, dai. Per la formazione carpigiana. Casa, il solito movimento per Eric per Pieracci, per casa, la palla all'ala. Ceccarini, rigore, 7 metri per il Carpi. Si è fermato, secondo me era fuori dall'area. Bravo l'ala ad andarsela a pescare, questo secondo me. Casa, la rete di casa, che ferma il parziale recupero di Rubiera. Attenzione, perché rientrano tutti i giocatori nella formazione carpigiana. Versacos. La conclusione, la parata, c'è il fallo su Versacos.
Bartoli, Pagano, Bartoli, Versacos, Oleari, Versacos per Pagano, Versacos, Oleari, ancora palla indietro, Versacos vinto da dietro, due minuti. Bravo Versaco. Altra superiorità numerica per Rubiera. Bartoli per Oleari. Oleari va su e va in rete. Oleari. Decimo gol di Rubiera. Ancora extra player per Carpi. Meglio parlare poco, cercare di capire, di interpretare questi momenti. Sono molto difficili perché... Casa si lancia, viene fermato da Cavina. Pieracci per Eric, per Casa. Casa va su, la palla arriva, Pieracci va in rete. No, c'è la parata di Volubas. L'avevo già dato in rete, due minuti anche a Pieracci. E 48 giocati nel secondo tempo, meno 5 Rubiera. Versacos, doppia superiorità numerica per Rubiera. Oleari per Pagano, la finta di Pagano per Versacos, va via Versacos e la rete di Versacos. Meno 4 Rubiera. Adesso questo è un pallone pesantissimo. Eric per Sortino, ancora Eric. Casa, rischia il gioco passivo, bisogna difendere adesso, adesso va difeso Casa, la palla per Eric all'ala, la conclusione, la parata di Voljubac, torna in attacco Rubiera con Patroncini, va dentro e va in gol Patroncini. Meno 3 per Rubiera, forza, un altro pallone. Questo è Rubiera quest'anno, un altro pallone da recuperare. Sortino, Sortino, la palla per Casa, va dentro Casa, la palla al pivot, ancora valido il gioco, alla fine c'è Carini per Eric, la palla per il numero 22 Benaggi, poi sotto c'è un rischio passivo ancora. Mamma mia che difesa che stanno facendo, mamma mia, veramente, veramente 5 minuti di difesa come sanno fare. 12 Rubiera, 15 Carpi.
Benaggi è pronto per riprendere il gioco, rischiano il passivo. Benaggi, la palla per Eric, esce Oleari, la palla per Casa, sfondo. Però ormai il passivo c'è da un po'. Va il tiro, Casa, la parata di Voljovac, palla recuperata, prova ad accelerare Versakov, la palla per Oleari, Versakov, è rientrato bene Carpi, Pagano, va dentro Pagano, c'è il tiro, non fischiano gli arbitri e quindi la palla è per il Carpi. Che occasione che era questa per riportarci a meno due. Casa, la palla al pivot, fuori il tiro di Beltrami. Attacca Versakov, Versakov, la conclusione, la rete di Versakov per il meno 2 Rubiera. Time out chiesto da Carpi e si riaccende anche il pubblico di Rubiera. Ma cosa dire? Un'altra squadra, determinata, molto attenta in difesa. Vediamo un po' cosa ci riserveranno gli altri prossimi 22 minuti, che saranno 22 minuti molto molto di sofferenza. Sì, qua però non ti puoi concedere il minimo calo adesso, devi continuarla su questo ritmo. Carpi 13 Rubiera. Abbiamo fatto in 8 minuti più gol che in 30 minuti Si riparte dopo il time out chiesto da Carpi con l'attacco della formazione carpigiana. Con Benaggi in campo, Eric per Casa, Ceccarini, Benaggi per Sortino subisce il fallo di Patroncini. Ancora Benaggi, sale Sortino, Casa per Sortino per Eric ancora per Casa, sarà lui a valdare il tiro, ben fermato dalla difesa rubierese. Ancora rischio gioco passivo per il Carpi, bisogna continuare e recuperare anche questo pallone. Si riparte, la palla per Casa, la palla per Eric, c'è il fischio arbitrale, ormai stanno terminando anche il limite dei passaggi, sotto il gioco passivo, andrà il tiro Casa, no, la palla per Eric all'ala, perde la palla Ceccarini, i lanci in contropiede, no. Peccato questa palla qua persa così. Non ci voleva, vediamo un attimino cosa. L'attacco ancora di Carpi, siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo. Casa, la palla per il pivot, la rete di Beltrami. Pesantissimo, questo è il primo gol su azione del Carpi. La palla per Oleari va dentro e va in gol subito Oleari, due minuti. No, hanno fischiato, mi sembrava per i due minuti. No, avevano bloccato il tempo, non ho capito perché. Gli arbitri.
sempre meno due Rubiera, ma ancora pallone da recuperare. Pieracci per casa, va via casa, la parata di Voljuvac, poi la palla persa, meno male, perché questo, lo dico molto onestamente, è un regalo a Rubiera. Come abbiamo detto nel primo tempo, magari qualche pallone gestito male dagli arbitri a sfavore di Rubiera, questo secondo me era una dormita del giocatore di Rubiera, graziato dagli arbitri. Adesso però approfittiamone al 100%. Una fischiata un po' dubbia, vediamo un po' se riusciamo ad andare almeno uno. Oleari, Versacos, Pagano, Pagano, la palla all'ala, Patroncini! Bravissimo, bravissimo! La rete del meno uno di Patroncini! Meno uno Rubiera, quando stiamo arrivando piano piano a metà del secondo tempo. Casa per Pieracci, ancora casa, Serafini per Pieracci, Pieracci per casa, cambio, sale casa, il tiro deviato, super Voljuvac, torna in attacco Rubiera, Oleari, Versacos, Versacos, la palla per Pagano, Versacos, Versacos fermato da casa, 9 metri. Attacco Oleari, Versacos, Versacos per Pagano, Pagano per Versacos, la palla toccata col piede da Beltrami, involontariamente dicono gli arbitri, quindi si riprende con un 9 metri. Oleari, Versacos per Pagano, Pagano, Versacos, la conclusione, Murat, la rete di Versacos, è il pareggio 16-16 a 14esimo della ripresa. Tutto da rifare. Però non bisogna mollare un centesimo proprio di questa intensità che stanno mettendo in campo. Pieracci, Serafini. Tutto dall'inizio, 0-0. Serafini, la palla arriva, cioè da Pieracci a Serafini, poi Benaggi. Benaggi per Pieracci all'ala, la salva Sortino, l'attacco ancora, Pieracci, rischio passivo. Fallo di Pieracci, la palla recuperata da Rubiera, subito Versacos per Oleari. Oleari, Versacos. Versacos, la palla... E per Rubiera, 9 metri. Ripreso il gioco, 16-16. Versacos per Bartoli. Oleari, Versacos. La conclusione, la rete di Versacos. Ed è sorpasso Rubiera. Sorpasso Rubiera, 17-16. Mamma mia. 17-16 a metà della ripresa. Un'altra squadra, non c'è più paura, stiamo giocando a viso aperto. Quindi questa è l'altra squadra che abbiamo visto quest'anno. Speriamo Benaggi che continui fino alla fine. Serafini per Pieracci, Pieracci, la conclusione in rete, ma c'è il fischio in precedenza, quindi a 9 metri ancora per il Carpi. Benaggi, la palla per Pieracci, Serafini, Benaggi, Serafini per il pivot, la palla recuperata dalla difesa rubiarese, torna in attacco Versacos, c'è la marcatura uomo su, no, era solo un accenno, mi sembra, una 5-1,
non è una marcatura uomo. Viene in mezzo Pagano adesso. Andiamo, andiamo. Senza paura adesso, senza paura. Dai, vai. Pagano, Pagano, la palla al pivot. La conclusione, l'errore di Bartoli. Che palla era questa? Da sfruttare meglio. ...17-16... ...17-16 per Rubiera. Casa, Benaggi, Serafini, Serafini, pasticcio al tiro, la rete di Serafini. Pareggio del Carpi su quota 17. Versakovs, la palla per Pagano all'ala. Patroncini, Pagano. Versakovs, Pagano, Versakovs, l'uno contro uno, poi va da Pagano, Pagano ancora Versakovs per Bonassi, Bonassi, col fallo di, il fallo, fallaccio questo qua, questo è un fallaccio del solito Beltrami, questo è un fallaccio del solito Beltrami, sempre lui questo giocatore. Rosso per Beltrami, rosso per Beltrami, veramente un fallo assassino questo qua, una roba vergognosa da parte di questo giocatore. Bonassi è a terra. Esce Bonassi, colpito durissimo da Beltrami. ...17-17 il punteggio. Al 17esimo del secondo, al 17esimo del secondo tempo. Bartoli per Oleari, Oleari per Pagano, per Versakovs, la palla per Bartoli! In rete per il nuovo vantaggio Rubiera. Extra player ancora per Carpi. Bisogna continuare a difendere cattivi come si è fatto in questo secondo tempo. L'attacco di Carpi con Casa, Casa per Benaggi, Benaggi fermato da Bartoli. Si riprende Benaggi, Benaggi per Serafini, il tiro fuori di Serafini. Adesso è importante, calma, calma, è importante adesso. L'attacco, Versakovs. Per Pagano, Versakovs. Oleari, la traversa piena colpita da Oleari. Va bene, ma bisogna tirare. C'era, bisogna c'era. Tirare. Forza, la si recupera in difesa questa palla. 19esimo, 18-17 per Rubiera. Serafini per Benaggi, Serafini sale Soria, ancora Serafini per Casa, Casa viene fermato da Cavina, 9 metri, Casa, la palla anticipata da Oleari viene recuperata da Serafini, ancora Casa per Benaggi, la conclusione, la parata. No. No, no.
Secondo me ha tirato lì, gli dai la regola del vantaggio, questo non è rigore. Questo non è rigore. Ha passato l'uomo sotto fallo, era da solo davanti al portiere, questo è parata, non è rigore. Va in porta Mattia Rivi contro casa. Il tiro e la rete di casa. Casa che vedo zoppicare, però poi va a terra i crampi. Versacos, la palla per Pagano. È entrato Eric nella formazione del Carpi, quindi parità numerica sul campo. Versacos, il tiro in controtempo di Versacos. Ancora vantaggio Rubiera. Pieracci per Eric. Eric, la palla per Serafini, ancora Eric. Entra fuori Pieracci, dentro Benaggi. 19 Rubiera, 18 Carpi, a 10 minuti dalla fine. Soria, Serafini, Benaggi, va la palla all'ala, il tiro, il palo di Sortino, ma la palla recuperata ancora dal Carpi. 9 minuti alla fine, più uno Rubiera, palla per il Carpi. In attacco, formazione carpigiana. La palla per Benaggi, la palla per Eric, la conclusione, la rete di Eric. ...21 minuti e 14 secondi... giocati, 19 a 19 il punteggio. Ricordiamo che vale anche il pareggio, attenzione. L'attacco di Rubiera sul 19 a 19. Bordolotti, Bonassi, Versacos, Bonassi per Pagano. C'è il fallo. Si prende dai 9 metri. Versacos per Pagano. Pagano va dentro la parata, però, ma c'è il rigore per il fallo di Soria su Pagano. Se era rigore prima, era rigore anche adesso. 7 metri per Rubiera, 8 minuti dalla fine. La rete ancora di Versacos, 20 a 19, ancora vantaggio Rubiera. Ancora vantaggio Rubiera, ma deve ritornare a trovare l'intensità difensiva Rubiera, che ha un po' allentato negli ultimi attacchi di Carpi. Facile a dirsi, non facile a farsi, c'è un taglio, Soria, la conclusione fuori. No. 2 minuti a Bonassi e rigore. Ma non mi sembrava difesa in area questa, anzi mi sembrava anche piuttosto fuori. 20 a 19 Rubiera, altro rigore per Carpi che segna quasi solo su rigore in questo secondo tempo. Ancora casa. Glielo prende. Ancora gol invece di casa, che è precisissimo, è ancora 20 a 20 a 7 minuti dalla fine. E adesso l'inferiorità numerica ce l'ha Rubiera. È entrato Benci come extra player. Patroncini, Pagano, Versacos. Versacos all'ala, non entra Bartoli. Ancora Pagano. Pagano, la palla per il pivot, c'è il fallo.
bisogna asciugare il parquet. 6 minuti e mezzo alla fine, perfetta parità 20-20. Si ricomincia a giocare. Versacos, Benci, attacco di Rubiera con la palla per Versacos, per Pagano, va su Pagano, il tiro murato, c'è la parata da parte di Iurina. Carpi può ritornare in vantaggio dopo aver sofferto tanto, 20-20, 6 minuti alla fine. Non riesco a capire la formazione in campo, c'è qualcosa che mi sfugge. Casa la palla al pivot, non la prende Soria, palla recuperata dalla difesa rubiarese, si torna in attacco. Time out chiesto da Rubiera, 5 minuti e 45 secondi da giocare, 20-20 il punteggio. Se vuoi vincere questa partita da una parte e dall'altra, adesso devi giocare l'all-in, cioè anche quello che non hai più lo devi dare. Sì, questa è una partita ormai che si gioca sui nervi, la stanchezza è tanta e quindi vediamo chi riuscirà. Il Rubiera al secondo tempo ha speso tanto perché ha praticamente ribaltato 7 gol, quindi il secondo tempo 8 gol, quindi siamo veramente ha dovuto faticare molto. Vediamo un po' se riuscirà a mantenere la tensione nervosa ancora per questi 5 minuti. Si riprende, palla in mano a Rubiera che è ancora da scontare completamente l'esclusione. Si riparte. Versacos, Oleari, Garau che è entrato in campo all'ala, la palla per Robertino Pagano, Versacos per Oleari, ancora la palla recuperata da Rubiera, attenzione al gioco passivo, Pagano la tiro, ma c'è il fallo su Pagano. Viene richiamato uno dei direttori di gara, c'è l'ammonizione per l'allenatore del Carpi. Attacco Pagano, Versacos, la cannonata di Versacos, ma c'è la parata di Iurina e ancora allora 5 minuti dalla fine, parità 20-20. Attacco di Carpi molto con calma, casa per Eric, ancora casa, sale Sortino, Serafini, casa per Sortino, la palla recuperata da Oleari che parte in contropiede, Oleari, la rete di Luca Oleari per il nuovo vantaggio di Rubiera, +1 Rubiera, 21-20. Ci vuole un'altra difesa così, dobbiamo portare a 2 questo vantaggio. Casa, la conclusione, la rete di Casa, bravissimo per il 21-21, bravissimo Casa. Ancora parità, sono 4 minuti da giocare. Oleari per Versacos, Versacos per Pagano, Pagano per Versacos, per Oleari, va su e va ancora in gol.
È una sfida tra Oleari e casa adesso. Adesso ci vuole... Dobbiamo avere qualcosa di più anche da Vogliubas adesso, agli ultimi 3 minuti e mezzo. Casa. Casa va dentro, il tiro, la parata di Vogliubas, la palla è di Rubiera, forza, con calma. Questo è l'attacco che può valere tantissimo in questa partita. Patroncini. Palla per Versakov, Pagano, Oleari. Pagano, Versakov, la palla all'ala, Patroncini! Per il più 2 Rubiera, forza, un'altra difesa, ci vuole un'altra difesa, forza! La palla per Eric. Eric per Serafini, Serafini per Eric, lo sfondo, ma è sfondo questo. Ma no, non daranno mica 2 minuti. Questa è veramente una decisione arbitrale incomprensibile. A 2 minuti e mezzo dalla fine, più 1 Rubiera perché il gol è valido. E ora Rubiera giocherà praticamente fino alla fine con l'uomo in meno, ha un gol di vantaggio, ancora, vediamo un po' se... Fanne un altro. Certo, sono d'accordo. Manca vediamo uno. Come va. Si riparte con l'attacco di Rubiera, più 1, Garau. Extra player per Rubiera, Sortino molto alto. Pagano, Garau, Pagano, Pagano, Pagano. No! No! La pallone in tribuna, questo non ci voleva. Più calma, più calma. Teniamo Versakov in mezzo. Palla per Carpi che ha anche l'uomo in più a 2 minuti dalla fine. Più 1 Rubiera. Casa. Doppio pivot. Casa per Eric. Eric va dentro e va in gol. Ancora parità. Pagano, Pagano, la palla a Garau, ancora Pagano per Oleari, Oleari va dentro, c'è il 9 metri. Time out chiesto da Rubiera, 1 minuto e 12 secondi alla fine, perfetta parità, 23-23. Dobbiamo cercare di tirare a quasi a tempo scaduto, perché per lui il pareggio... Pareggio significa che chi vince la prossima è a posto, quindi bisogna no, vincerla. No, no, perché? Perché c'è la in caso di pareggio ovviamente conta la seconda partita a quel punto lì, chiunque delle due vinca a quel punto lì sarebbe salva perché avrebbe nelle due partite ottenuto il vantaggio, non ci sarebbe bisogno della terza. In caso di pareggio si va alla terza solo se pareggi anche la seconda. Ah, ho capito. Pronto per riprendere la partita.
si riparte. Oleari per Pagano, Pagano, palla persa ancora da Pagano. Due palle perse sanguinose queste. L'attacco di Carpi con Casa, attenzione all'ala. Time out, meno male perché aveva la palla completamente libero Ceccarini. Ancora 7 secondi di inferiorità per Rubiera. Abbiamo fatto tutto tirando, perché dobbiamo costruire ancora? Prendiamoci i tiri. No, ma dobbiamo prenderci i tiri. Abbiamo fatto gli ultimi due attacchi col braccino. Non diciamo che non abbiamo, non, quando abbiamo cominciato a ragionare abbiamo ripreso un po' il gioco. Vediamo un po' qui se riusciamo a portare a casa questa partita che è un po' rocambolesca. Primo tempo sotto di 8, secondo tempo sopra di 2, è veramente una partita indecifrabile. Palla ce l'ha il Carpi. Vediamo l'attacco. Rientra dopo l'esclusione Casa. No! Ma no! Ma no! Ma che regalo! Ma che regalo il vantaggio Carpi. Versacos. La palla per Pagano. Pagano per Versacos. Per Oleari. Versacos. Pagano va dentro sfondo. E Rubiera perde, mancano 7 secondi, 7 secondi. L'abbiamo persa, l'abbiamo vinta e poi l'abbiamo ributtata via. È ripersa perché a questo punto... Quindi... La palla per 4 secondi, 3, 2, finisce qua con la vittoria di Carpi 24-23. Rubiera deve recriminare tantissimo con se stessa, perché no, alla fine sopra di 2 non puoi non andare mai al tiro 3 volte. No, diciamo che secondo me abbiamo fatto una partita veramente incredibile. Da tutti i punti di vista, devastante nella prima fase, in negativo e positivo in, Carpi nella seconda, perché è positivo Carpi. Secondo tempo abbiamo avuto 20 minuti veramente incredibili, poi ci siamo veramente nel momento decisivo, la tensione è calata, alcuni giocatori hanno giocato forse la più brutta partita del campionato e questo alla fine, questi episodi hanno pesato. Finisce 24-23 per Carpi che vince gara 1. Sabato si gioca gara 2 a Carpi, con Carpi che ha la possibilità di chiudere il discorso. In caso invece vincesse Rubiera si andrebbe a gara 3, sempre domenica a Carpi.